Buonasera, ben trovati. Siamo in diretta dal municipio di Massarosa, dalla sala consiliare del comune di Massarosa. Occhio al sindaco, ancora una puntata speciale in diretta su Noi TV. Saluto chi ci segue da casa, su canale 10 e in HD 510, chi ci segue in streaming. Mancano pochissimi giorni alla chiusura della campagna elettorale, sapete le amministrative, si va al voto domenica 3 e lunedì 4 ottobre, quindi fra 48 ore in sostanza si chiude la campagna elettorale, un'occasione ancora più preziosa stasera insieme per mettere a confronto idee, proposte e programmi dei quattro candidati a sindaco di Massarosa. Voglio intanto ringraziare il comune di Massarosa, il commissario, il segretario per l'ospitalità stasera nella comunale, nella sala del consiglio e dirvi che appunto stasera iniziamo qua con i nostri candidati, tante domande ovviamente tutte uguali per ognuno di loro per conoscere le loro idee in vista del rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale nella sala dove ci troviamo. Li vado subito a presentare i candidati e li abbiamo schierati andando in ordine di apparizione sulla scheda elettorale. Dunque vado a presentare per prima la candidata sindaca Sonia Sacchetti, sostenuta da Rifondazione Comunista e PC. Buonasera. Buonasera. E ringrazio a fianco e presento Simona Barzotti, candidata di PD, Movimento 5 Stelle, Sinistra Comune, Massarosa Solidale, Orgoglio Massarosa. Buonasera. Buonasera, grazie. E saluto e ringrazio Alberto Coluccini, candidato sindaco col sostegno di Fratelli d'Italia e Massarosa Civica. Buonasera. Buonasera, grazie anche a lei di essere con noi. E ringrazio anche Carlo Bigongiari, candidato sindaco sostenuto da Lega, Forza Italia e per Massarosa. Buonasera. Buonasera e grazie ovviamente di aver colto questa occasione. Siamo a porte chiuse anche per ragioni naturalmente di sicurezza sanitaria, dunque soprattutto, anzi esclusivamente ci seguono da casa. Ci saranno, vi dicevo, diverse domande, alcune sottoposte dal sottoscritto della nostra redazione, anche dai colleghi del Tirreno della Nazione e poi stasera siamo in partnership con un gruppo molto importante di associazioni del territorio che rappresentano la voce sociale, economica, culturale di Massarosa, che vi porranno alcune domande da parte loro, quindi le andremo man mano a scoprire insieme. Stesse regole di sempre, di occhi al sindaco, 1 minuto e 30 di tempo a ogni risposta, avete il timer, comunque vi stopperò io se sarò costretto in caso di sforamenti e avete 3 repliche ciascuno da 30 secondi se ritenete di essere tirati in ballo da un altro candidato o candidata. Direi di iniziare, prima domanda e si parte con Sonia Sacchetti, poi andremo ovviamente a scorrere in ordine a scalare. Si parla di scuola, di edilizia scolastica e ovviamente la mente va subito al progetto sulla scuola elementare di Chiesa, di cui si è parlato molto in questi anni. Vi chiedo se confermerete, se andiamo verso la direzione già tracciata col progetto approvato in questi mesi di gestione commissariale, se ci sono altri interventi a cui date priorità e se mai si realizzerà il sogno di portare una scuola superiore, perché no, a Massarosa. Si parte con 1 minuto e 30 per Sonia Sacchetti. Prego. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Per quanto concerne la situazione scuola nel comune di Massarosa, purtroppo abbiamo assistito alla chiusura di un plesso che è quello di Chiesa. Ecco, ovviamente vorremmo con tutta la nostra forza che ciò non riaccada, perché il diritto allo studio ovviamente è sancito dalla nostra Costituzione, una Costituzione che nasce dalla resistenza antifascista, per cui riteniamo che sia veramente uno dei diritti fondamentali. Per cui bisogna subito, immediatamente ripartire non solo con la scuola di Chiesa, ma con un'indagine profonda su tutte le altre strutture delle scuole, ricercare dei finanziamenti che possano permettere questo, ma non solo, che vadano anche verso il discorso ecologico, per cui perché no? Le scuole del nostro comune di Massarosa non debbono avere dei pannelli solari, una scuola, un tetto, un pannello solare, e di conseguenza non vi sto a dire tutti i risparmi che ci possono essere. Comunque, reinternalizzare il più possibile i servizi, per cui la mensa, i trasporti, fare degli accordi con il trasporto pubblico locale per quanto riguarda i costi, che non devono andare a infierire più di tanto sulle famiglie già messe in situazione drammatica, e
Ok, tempo esaurito. Purtroppo insomma, dobbiamo rispettare questi limiti. Grazie a Simona Sacchetti, mi ricordo che parla di diritti. Sonia Sacchetti. Sonia, chiedo scusa, ho confuso con la successiva candidata, ovviamente. Chiedo scusa, Simona Barzotti. Ovviamente la stessa domanda, 1:30 sulla scuola e l'edilizia scolastica. Sicuramente è necessario ripartire dalla riqualificazione e l'ammodernamento delle scuole che sono presenti nelle nostre frazioni, perché le scuole rappresentano la vita dei paesi, dei nostri paesi e delle frazioni, chiaramente fino a chi è possibile. Esiste già uno studio di vulnerabilità iniziato in precedenza, quindi bisogna sicuramente portare avanti questo studio. Per quanto riguarda la scuola di Chiesa, sappiamo che la vicenda è stata una triste vicenda, che abbiamo perso 2 anni, che oggi siamo ripartiti da quello che era la situazione dell'anno 2019. Esiste un primo lotto che riguarda l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico. È iniziato in questi giorni, in questo periodo, il cantiere rispetto alla scuola di Chiesa. Chiaramente dovremmo darci da fare per trovare nuove risorse, soprattutto sull'aspetto della sismicità, nuove risorse aggiuntive sia per la scuola di Chiesa, ma anche appunto per una programmazione rispetto a tutte le altre scuole presenti. Per quanto riguarda invece la scuola superiore, nel nostro programma è presente questa possibilità, una scuola superiore che possa essere un liceo musicale piuttosto che un liceo agrario, piuttosto che una succursale che si inserisce bene all'interno del nostro territorio, perché è un territorio a vocazione agricola e anche a vocazione musicale, dato la storia di Puccini. Perfetto, grazie a Simona Barzotti. Stessa domanda per il candidato Alberto Coluccini sulla scuola. Prego. Attualmente il patrimonio scolastico di Massarosa è composto da 22 scuole, un numero molto alto che ho trovato in una situazione di degrado disastrosa, e questa è stata una delle mie prime priorità quando ero sindaco. La prima cosa che ho fatto è stata quella di doverle adeguare perché in epoca Covid fossero fruibili. Ci siamo riusciti impegnando 350.000 euro, solo 110 mandato dallo Stato, il resto trovato con le nostre risorse. La triste vicenda della scuola di Chiesa che ho dovuto affrontare facendo un nuovo progetto e trovando 260.000 euro di risorse necessarie per procedere alla realizzazione del primo lotto, che è partito in questi giorni, che porterà al miglioramento sismico. Dicevano che era impossibile, ma io ho puntato all'adeguamento e non solo al miglioramento sismico definitivo, quindi avevo già dato incarico per la progettazione di un secondo lotto. Quello che abbiamo fatto in questo periodo è anche quello di aver portato, sempre per la necessità dell'epoca Covid col DAD, la banda ultra larga in tutte le nostre scuole, tranne logicamente gli asili che ne hanno meno bisogno. Abbiamo già investito nel primo anno del nostro mandato 130.000 euro per l'efficientamento energetico, e quest'anno ho lasciato 260.000 euro di tutti i fondi trovati sovracomunali per il miglioramento energetico. Sono in corso lavori nella scuola di Chiesa per la sostituzione tempo, di una caldaia, grazie. Altre due erano già state sostituite e 46.000 euro di... Grazie Coluccini, scusi ma la devo fermare e rivolgere la stessa domanda, sempre a 1:30, al candidato Carlo Bigongiari. Prego. Io il cuore mi parte subito da Chiesa, perché io in quell'edificio ho fatto le scuole elementari, ho abitato 50 metri a distanza dalla fabbricata, e credo che, come tutti gli abitanti di Chiesa, io ormai è un po' che non ci abito più, ma tutti i giorni la frequento, passare nelle strade del paese, vedere tutti quei manifesti che c'erano, quei lenzuoli che c'erano di protesta, non faceva bene a nessuno. Credo che si sia perso un po' di tempo nell'arrivare a iniziare i lavori nella scorsa settimana, poteva essere certamente gestita meglio l'operazione. Questi lavori, come hanno detto i colleghi, sono riferiti al primo lotto. Credo che la prossima amministrazione dovrà darsi da fare per cercare subito le risorse e finanziamenti per andare al completamento dei lavori. In generale poi c'è bisogno di una verifica delle condizioni strutturali di tutti gli edifici scolastici, chiaramente anche tenendo conto di quelle che saranno le potenzialità e le esigenze rispetto al numero demografico dei bambini e dei ragazzi che devono andare, completare gli arredi persi
durante il periodo Covid, perché tanti arredi sono stati spostati per esigenze chiaramente sanitarie, e definire anche, ultimare tutti gli spazi esterni, perché c'è bisogno, specialmente nel periodo primaverile, di dare lo spazio ai ragazzi adeguato. Grazie anche a Carlo Bigongiari. Chiedo se ci sono repliche da dover intervenire. Allora, Simona Barzotti ha 30 secondi, prego. Riferimento alla scuola di Chiesa, in realtà abbiamo perso 2 anni perché sono state sempre accampate delle scuse quando non c'erano i progetti che potevano dialogare, quando mancavano le risorse, quando mancava il cofinanziamento, e la parte più sicuramente sconcertante è il fatto che non si sia dialogato come si deve con la comunità scolastica e con i cittadini e con i genitori, che chiedevano spiegazioni e mai sono arrivate spiegazioni, tutte le volte sempre una scusa diversa. Grazie Simona Barzotti, 30 secondi, se Coluccini immagino deve replicare, le lascio 30 secondi, prego Alberto Coluccini. Nessuna perdita di tempo, i progetti li ho fatti io, quelli trovati dalla vecchia amministrazione erano stati bocciati dalla sovrintendenza, i soldi del cofinanziamento non c'erano, li ha trovati la mia amministrazione nel 2020. Il minimo necessario per usufruire dei cofinanziamenti era 190, ma non bastavano per portare a termine il risultato. Ne ho trovati 260 che sono il minimo necessario per poter riaprire la scuola. L'amministrazione Coluccini ha creato tutte le condizioni perché la scuola di Chiesa sia nuovamente aperta. Tempo, grazie Coluccini, ci sono altri interventi sul tema della scuola, allora 30 secondi di replica anche per Sonia Sacchetti, prego. Allora, il mio intervento non entra nel merito e nello specifico perché, come sapete, non ho mai fatto parte dell'amministrazione come invece i candidati in varie posizioni ne hanno fatto parte. Io lascio soltanto semplicemente ai cittadini la decisione, al momento che hanno il voto a disposizione, di decidere loro stessi se di questa scuola è stato un disservizio averla chiusa oppure no. Grazie a Sonia Sacchetti per la sua replica. Termino, se abbiamo Bigongiari di replicare, no, ok, così abbiamo completato. Questa era la prima domanda, ci dobbiamo fermare già per un brevissimo stacco pubblicitario, torniamo tra poco e vi anticipo, il tema è stato già in qualche modo evocato, entreremo subito nel merito del tema di Sesto, che ovviamente condiziona la politica e l'amministrazione di questo comune. A tra pochissimo. Di nuovo insieme ancora buonasera dalla sala consigliare del Comune di Massarosa. Riprendiamo subito, l'ho accennato poco fa, il tema della seconda domanda riguarda il dissesto finanziario del Comune, domanda che ci arriva dalla redazione del Tirreno, non è qua con noi purtroppo il caporedattore Luca Cinotti, per motivi personali lo saluto e lo ringrazio. Questa è la domanda, a rispondere per prima sarà Simona Barzotti nell'ordine che abbiamo detto in apertura. L'ultima consigliatura è stata caratterizzata dalla dichiarazione di dissesto dell'ente. Al di là del giudizio sulla decisione presa dalla passata amministrazione, quale pensate sia la strada per il rientro e soprattutto quanto tempo servirà, più o meno di 5 anni? Prima a rispondere Simona Barzotti, 1:30, prego. Sicuramente il dissesto è un atto che ha aggravato la situazione di Massarosa, che già era grave ed è grave in quanto il territorio di Massarosa non ha entrate sufficienti per sopperire a tutti i bisogni. È chiaro che bisogna cercare di uscire dal dissesto nel migliore modo possibile e nei tempi più brevi. Dove si può lavorare? Si può lavorare sulle leve possibili. Il dissesto non permette di poter lavorare su tutto, ma ci sono alcune leve che possono essere considerate. Tipo ricalibrare delle voci di entrate che sono state sottodimensionate o eliminate. Vengono in mente le infrazioni stradali, ma semplicemente perché in effetti c'è bisogno di più sicurezza, c'è bisogno di più controllo del territorio, c'è bisogno di più vigili che siano attenti a quello che succede appunto nel territorio di Massarosa. C'è bisogno di riportare a livelli normali e sostenibili alcuni fondi di garanzia che sono stati calcolati in maniera diversa, soprattutto c'è bisogno di dialogare con Regione e con Parlamento per il riconoscimento della indennità di disagio ambientale, la famosa DIA, che potrebbe portare un beneficio alle casse e alle entrate del Comune di Massarosa, relative chiaramente a Pioppogatto.
Poi bisogna dialogare con prefettura, Corte dei Conti, Collegio dei Revisori, Ministero. È importante fare dei tavoli tecnici per poter capire come uscire da questa situazione drammatica. Grazie a Simona Barzotti. La stessa domanda, dunque, quanto tempo e come uscire dal dissesto per Alberto Coluccini, 1:30. Dal dissesto si esce non riconsegnando il comune alla vecchia politica, a chi ha amministrato nei decenni precedenti. Il dissesto non è una scelta, ma è una realtà. Quindi bisogna andare avanti sull'azione di risanamento che ha portato enormi risultati dell'amministrazione Coluccini. Veniva detto che veniva negato il dissesto e si diceva che c'era solo un problema di cassa. Il problema di cassa del comune era dal 2013 in anticipo di cassa costante di milioni di euro. Questo comportava il pagamento di quasi 300.000 euro di interessi. Questi interessi da pagare non ci sono più con l'amministrazione Coluccini, perché l'amministrazione Coluccini il giorno della sua caduta lascia 4 milioni in cassa. Non è che il dissesto sia superato, ma l'amministrazione Coluccini, per mantenere fede alle sue promesse, c'ha i soldi in cassa, i soldi per la scuola di Chiesa, per esempio, e tutte le altre cose che erano state dette e promesse ai nostri cittadini. Il percorso non durerà meno di 5 anni, anche perché stiamo sempre scoprendo nuovi buchi. Abbiamo dichiarato un dissesto per 10 milioni e 8 e l'anno dopo l'abbiamo portato a 16 milioni di euro. La prima valutazione vedeva 17 milioni di fatture scadute da pagare degli anni precedenti. Un'analisi più attenta ne ha fatte saltare fuori oltre 20 milioni. Chi ha amministrato precedentemente ha mangiato il futuro di Massarosa, con cui oggi siamo costretti a fare conti. Grazie Alberto Coluccini. Tempo, la stessa domanda, a questo punto è rivolta a Carlo Bigongiari sul dissesto. Prego. Ma io sono fuori dalla politica comunale massarosese da circa 7 anni e chiaramente ho seguito, come tutti i cittadini, la vicenda dissesto. Come amministratore devo dire personalmente che il dissesto sarebbe l'ultima cosa che avrei fatto, chiaramente, voglio dire, rispetto alle analisi che sono state eseguite. Mi limito a 2 dati, quello della chiusura del 31-12-2019, certificato dall'OSL, che dice che c'è un disavanzo, quindi un debito di più di 10 milioni. Chiaramente la cifra precisa andrà vista una volta che l'OSL avrà terminato la verifica della massa passiva. Successivamente, contrariamente a quello che mi dice Alberto Coluccini, leggo dal bilancio 2020 che c'è un ammanco di circa 3 milioni e mezzo. Questo è quello che si legge dal bilancio che è stato inviato al Ministero. Come si esce? Io ho fatto vedere, perché il bilancio è una materia difficile e i tecnicismi del bilancio non è come un bilancio della famiglia. Nella famiglia si sa quanto entra e quanto esce, il bilancio del comune è molto più difficile. L'ho fatto controllare dai consulenti di mia fiducia e mi hanno detto che nell'arco di 2 anni si può arrivare non a uscire dal dissesto, ma arrivare a un riequilibrio del bilancio. Riequilibrio del bilancio vuol dire che si potrà ricominciare a respirare un attimo. Grazie Bigongiari, purtroppo l'ho dovuta interrompere, ci siamo, no? Il concetto l'aveva espresso. Stessa domanda dunque che va a Sonia Stacchetti sul dissesto finanziario, prego. Allora, anch'io ho vissuto da semplice cittadino il dissesto del comune di Massarosa. E ovviamente mi sono resa conto veramente che è venuto a gravare sulle spalle, in particolar modo delle persone più deboli. Mi sono subito immaginata, quando ho pensato di candidarmi, a cosa avrei fatto io se fossi stata sindaco. Io avrei provato a fare, non lo so, mi sembrerà un termine forte, le barricate, perché ho per esempio davanti agli occhi una situazione simile a Massarosa, che è il comune di Bagnole a Napoli, dove insieme a De Magistris è partito un autobus del quale anche il partito che faccio parte, di Fondazione Comunista, ha partecipato, e siamo andati davanti al Ministero a Roma, e il comune di Bagnoli non è stato commissariato. Può essere una piccola goccia, però ecco, questa è la prima cosa che mi viene, rimanendo fuori dal discorso di dissesto, che ovviamente bisognerà subito interagire con gli organi sovracomunali, per cui governo, regione e provincia, per far sì che rientrino anche
i crediti che abbiamo nei confronti di gestori e di enti, come per esempio la famosa via per avere le nostre aspettanze per avere un impianto come quello di Pioppo Gatto su un territorio già fragile come il nostro. Grazie, tempo raggiunto. Dunque, ci sono repliche, ci sono altri interventi, una replica di 30 secondi per Simona Barzotti, prego. Sicuramente la situazione del bilancio del comune di Massarosa è sempre stata difficile e mai l'abbiamo negato. Però è anche vero che un'amministrazione che entra non si può permettere di cancellare in una botta sola più di 6 milioni di residui attivi, quindi di possibilità di entrate, e di non considerare quegli obiettivi minimi che erano indispensabili per far stare il bilancio in equilibrio. Quindi si annulla tutto quello che è stato il prima, al di là di ogni cosa. Anche altri sindaci, altri ex sindaci hanno dichiarato che mai avrebbero dichiarato il dissesto, perché avrebbe portato tempo a una rovina. Barzotti. Grazie. Sul tema ci sono altre richieste di repliche? Sì, un attimo per Alberto Coluccini, 30 secondi, prego. Il candidato Bigongiari fa confusione fra disavanzo e saldo di cassa, sono due cose differenti. Allora, io lascio una cassa con 4 milioni di attivo, il disavanzo è il risultato del bilancio. Quei 3 milioni e mezzo lì non sono dell'amministrazione Coluccini, ma 2 milioni e 8 erano sempre il residuo in banca di debito che oggi non c'è più. Quindi 3 milioni e mezzo sono 2 milioni e 8 che nel frattempo poi sono stati coperti, che era lo scoperto di banca, 200 mila euro di spese eccezionali per il Covid, lo Stato ci ha dato 1,5 milioni con 1,7 milioni di costi, solo 100.000 euro è quanto manca per andare a portare il bilancio in equilibrio. La devo fermare con Coluccini, mi spiace, ci sono altre repliche, Bigongiari vuole intervenire, 30 secondi, prego. Molto semplicemente ne consumo anche meno, perché io mi sono limitato solo a leggere il bilancio del 2020. Ok. Allora, se non ci sono altri interventi, vi ricordo che ne avete soltanto 3 di repliche, io andrei avanti su un altro tema che si lega in sostanza agli effetti del dissesto. Parliamo di alcuni servizi importanti per le famiglie, quelli scolastici, di mense e di scuolabus. Come intendete organizzare o riorganizzare questi servizi alla luce degli anni che ci attendono di dissesto e in particolare come ripristinare quello scuolabus? E a parlare stavolta per primo Alberto Coluccini con 1 minuto e 30. Prego. In un infuocato Consiglio Comunale di luglio venne presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Siamo ripartiti da lì. Veniva pronosticata la catastrofe, Coluccini chiude gli asili, chiude le mense, chiude tutti i servizi, chiude gli scuolabus. Non è successo niente di tutto questo. In quel Consiglio Comunale lì abbiamo gettato le basi per far ripartire Massarosa. La mensa è stata chiusa in un primo momento, provocava una rimessa al Comune di Massarosa di oltre 800.000 euro ogni anno, un costo di 1.250.000 euro l'incassato, è una delle cose che portava a fondo Massarosa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un tipo di servizio diverso, in concessione, una formula più moderna e che andava a non gravare più sulle spalle dei cittadini di Massarosa, togliendo in quel caso dei servizi. Per quello che riguarda invece le scuolabus, al momento non avevamo trovato copertura, però abbiamo salvato gli asili subito, immediatamente. Per quello che riguarda gli scuolabus, la riprova, controprova che in questo momento immediatamente non è possibile metterli, è che neanche l'avvento del commissario ha fatto sì che questo servizio sia nuovamente partito. Invece sono andati senza un sindaco, a rischio le mense, che se partiranno, partiranno in ritardo. Grazie Coluccini, la stessa domanda dunque su mense scolastiche e scuolabus per Carlo Bigongiari, 1 minuto e 30, prego. Parlare di mense e di servizio pulmini, chiaramente si parla di servizi che il Comune deve erogare e sono più che legittimi verso le persone. Chiaramente nella fase di dissesto in cui siamo, in cui versa Massarosa, questo non è possibile farlo. Mi risulta che i pulmini addirittura sono parcheggiati praticamente nel magazzino comunale, non vengono utilizzati, anzi l'unica spesa che c'è per l'ente sono circa 30.000 euro l'anno di assicurazione che è un costo senza che praticamente questi mezzi vengano messi in esercizio. Le mense stesso discorso, mi risulta fra l'altro che attualmente ci sia un bando di gara aperto nel quale
mi sembra, a notizie dell'altro giorno, non c'è ancora stata una ditta che ha partecipato, quindi è un grave problema che va risolto in un certo modo. Ad oggi purtroppo i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole si sono un po' tutti attrezzati, chi porta il mangiare da casa, chi lo fa in altre maniere. Chiaramente ci sarà bisogno di fare un censimento reale e parlare, un dialogo con i genitori e con la direzione scolastica per cercare di ottimizzare questo servizio pur nelle ristrettezze del bilancio. Grazie a Bigongiari. Allora la parola a questo punto va a Sonia Sacchetti, stessa domanda, mense e scuolabus. Allora, le mense dal nostro punto di vista sono un servizio indispensabile proprio anche a livello di socialità degli alunni, perché sedersi intorno ad un tavolo ed avere del cibo buono da consumare secondo noi è fondamentale, per cui occorrono anche dei protocolli che veda inserito i requisiti dei prodotti che vengono usati bio a chilometro zero e cercare di favorire le attività che sono sul nostro territorio e che adottano questi sistemi. Ovviamente noi siamo contro la logica degli appalti a ribasso, perché qui si tratta del mangiare dei nostri bambini, per cui bisogna che ci sia veramente un occhio di riguardo e i plessi che per esempio hanno la cucina all'interno poterla ripristinare, cercando ovviamente dei fondi, dei finanziamenti, per far sì che le scuole, almeno che hanno la mensa, venga cucinato all'interno. Per quanto riguarda gli scuolabus, mi sembra ovvio che non si può soltanto che siano i genitori in questo momento drammatico già a dover portare i bambini a scuola. Occorre un servizio che sia il più possibile anche magari concordato con il trasporto pubblico locale, che venga incontro alle esigenze degli studenti, con gli orari scolastici e con i costi delle famiglie già aggravate da questa crisi economica. Grazie Sonia Sacchetti. E la domanda adesso va a Simona Barzotti, prego. Mense e scuolabus fanno parte del diritto allo studio degli alunni e delle alunne, quindi è indispensabile reinserire questi servizi, chiaramente dialogando con il gestore per quanto riguarda le mense, prevedendo anche una collaborazione delle imprese del nostro territorio per quanto riguarda i prodotti a chilometri zero, i prodotti biologici, dialogando con i genitori, dialogando con le scuole. Io credo che se tutti ci mettiamo un pezzettino di nostra responsabilità e se tutti vediamo questo obiettivo, che è un obiettivo primario, perché il tempo mensa non è un tempo sprecato, è tempo scuola, è tempo educativo. I bimbi, i ragazzi si ritrovano lì, socializzano e imparano l'uso del cibo, imparano a dialogare, imparano a stare insieme, imparano a non sprecare. È tempo scuola, molto più importante di tanti altri tempi scuola che sono all'interno della scuola. Quindi è un tempo essenziale che deve essere sfruttato al massimo. Per quanto riguarda il trasporto, è possibile dialogare con il gestore del trasporto pubblico, è possibile tramite l'associazione di volontariato prevedere dei progetti di servizio civile per quegli alunni che abitano più distanti rispetto alla scuola. Grazie Simona Barzotti. Se non ci sono altri interventi, ovvero repliche, ecco Coluccini, le dico che è la terza replica e l'ultima. Azzeriamo il timer, un secondo e le do. Prego. Allora, io avevo portato a Massarosa il miglior servizio mensa che c'era mai stato, la solita azienda che rifornisce anche Forte dei Marmi e Lucca, con molto più biologico. Purtroppo questa azienda, con la caduta del sindaco, non proseguirà il servizio, però non è vero che c'è un bando in corso, come è stato detto dal candidato Bigongiari, ma il bando è già scaduto, c'è una sola offerta di un'azienda che viene da lontano. Per quello che riguarda i pullman, anche qui è stato detto, i pulmini, anche qui è stata detta un'esattezza, tranne un pulmino che era rimasto in carico al comune, il servizio era esternalizzato. Tempo. E grazie. Non costa 30.000 euro l'assicurazione dell'unico tempo, pulmino. Tempo, Coluccini, grazie. Deve intervenire, deve replicare qualcuno? No. Allora, a questo punto direi di rifermarci ancora per una brevissima pausa, ci sono ancora tanti temi da affrontare, pochi istanti, ci rivediamo tra pochissimo ancora in diretta qua dalla sala consiliare del comune di Massarosa.
E riprendiamo ancora, buonasera, in diretta dal comune di Massarosa. Riprende il nostro confronto elettorale in vista del voto di domenica e lunedì, le amministrative nel comune di Massarosa. Vedete, intanto in sala ci ha raggiunto Francesco Simi, associazione Versilia Verde Lago. Perché l'ho accennato appena in apertura, stasera ringraziamo per la collaborazione, l'occasione di dialogo fra territorio e candidati alle amministrative. Un gruppo di molto sostanzioso di associazioni del territorio di Massarosa, 15 in realtà, che si sono per l'occasione unite per rivolgersi direttamente alla politica e sottoporre alcuni argomenti. Prima di lasciare la parola a Francesco Simi, che ci leggerà la prima delle tre domande che stasera hanno proposto per l'occasione, ricordo appunto il gruppo che sta dietro a questa unione: Versilia Verde Lago, Confcommercio Versilia, la Fratrest di Piano di Momio e di Bozzano, la Proloco La Collina, Proloco Massarosa dal Lago al Padule, Rivivi Lago, Canoa Kayak Versilia, Acqua Viva, Aton Accademia Culturale, il GAM, Incontro Voci, Corpo Musicale Puccini di Bozzano, Associazione Musicale Massarosa, Liberi Sensi. Sono andato un po' veloce, scusate, ma era doveroso far capire chi ci sta dietro. Francesco Simi, la sua domanda, prego. Buonasera a tutti. Il mondo delle associazioni, penso lo conoscete senz'altro, e sapete quanto è importante sul territorio. In ogni società civile è importante l'associazionismo. E in questo momento particolare di Massarosa è importante collaborare tra associazioni e amministrazione. Questo di stasera non è tanto una domanda da parte mia, quanto un invito a voi sindaci a discutere su un documento che noi abbiamo redatto, tutte le associazioni, dove ci sono molti spunti e molti suggerimenti, e che noi provvederemo a depositare sulla scrivania del neo sindaco, sul quale appunto vogliamo creare dei tavoli e dei momenti di ascolto programmati e certi. Quindi quello che chiedo a voi stasera, a nome di tutte le associazioni, di avere questo confronto, di avere questo impegno da parte vostra. Noi siamo disposti a collaborare e a dare una mano. Quindi partiamo da Bigongiari, la traduco chiedendo quali impegni quindi e quali progetti avete per coinvolgere nella vostra azione politica le associazioni del territorio. 1:30. Nella mia esperienza amministrativa credo di aver dato esempio di apertura al dialogo e al confronto, e per me questo è la base di tutto. Ho detto anche più volte, in questi giorni, in questo mese, ho cercato di parlare e sentire anche le necessità e i bisogni di quasi tutte le associazioni che hanno sottoscritto il documento. Quindi per me è solo un piacere sentire questa disponibilità alla collaborazione, che sicuramente dal punto di vista amministrativo avrete, perché il mio intento è quello proprio di agire con spirito di squadra. Credo che lo sport nazionale quest'anno ha dato un serio esempio, no? Vincendo tutto quello che c'era da vincere pur non avendo campioni, e come dico alle persone che sono in lista anche e che, delle liste che mi appoggiano, dico: io sarò un vostro allenatore e non un sindaco, perché con me si giocherà tutti giocheranno una partita. E chiaramente questo è l'auspicio anche che faccio nei confronti delle associazioni, perché solo insieme, solo dialogando, solo confrontandoci si cresce e si fa crescere il territorio. Grazie a Carlo Bigongiari. Dunque andiamo a far intervenire Sonia Sacchetti, stessa domanda. Dunque, che impegni vi potete prendere stasera verso le associazioni del territorio? Prego. Allora, le due forze politiche che mi sostengono hanno redatto un programma ben preciso, dove il lago di Massaciuccoli ovviamente è una delle priorità, perché avere sul nostro territorio una bellezza del genere e essere lasciata così al degrado, penso che sia veramente una cosa che non è possibile vederla. Allora, cosa vogliamo fare? Innanzitutto, e qui purtroppo devo fare anche un collegamento con il discorso del nazionale, comunque del regionale, perché il lago è un ecosistema molto delicato, per cui c'è bisogno di controlli, e vi lascio da parte il problema che senz'altro magari verrà più approfonditamente poi argomentato.
però anche il fatto che mi lotterò con forza perché ci sia un distaccamento sul nostro territorio dell'ARPAT, che deve appunto essere rafforzata, non certo con delle politiche che vanno a tagliare a livello economico e di personale. Noi chiederemo con forza sul territorio e saremo subito disponibili a parlare con tutte le associazioni, perché le associazioni devono essere un non plus ultra di un'amministrazione, perché grazie alle associazioni che sono sul territorio è veramente una cosa di solidarietà che ancora ci contraddistingue, però la comunità deve essere messa al centro, per cui tutto quello che ne concerne le associazioni deve essere proprio nel progetto dell'amministrazione. Grazie Sonia Sacchetti. E la parola a questo punto a Simona Barzotti. Prego. Io vengo dal mondo del volontariato, sono nata e cresciuta all'interno del volontariato a partire dall'esperienza del centro di aggregazione giovanile di Stiava. Credo molto nel volontariato, che è risorsa per il territorio e è il valore aggiunto della nostra comunità. Ho governato per 10 anni nell'amministrazione Mungai con l'assessorato al sociale e senza le associazioni di volontariato avrei fatto ben poco, perché con 0 risorse a carico del comune abbiamo elaborato dei progetti e delle iniziative importanti. Credo nella consulta, perciò mi impegnerò a istituire e riconvocare la consulta in base anche alla nuova legge del terzo settore, prevedendo delle sottocommissioni, perché è chiaro che il mondo associativo è immane, però si parla di associazioni che lavorano nel sociosanitario, associazioni che operano nell'ambiente, associazioni culturali, associazioni sportive, no? Quindi è chiaro che bisogna all'interno del regolamento della consulta comunale individuare queste sottocommissioni e ogni sottocommissione deve avere la propria autonomia e è importantissimo il dialogo e il confronto continuo. Noi chiediamo aiuto a voi, voi chiedete aiuto a noi. Credo anche nella possibilità di fare una festa del volontariato, perché è motivo di confronto tra di noi e unisce le parti che fanno parte delle associazioni. Quindi per me il volontariato è un valore fondamentale e imprescindibile. Grazie Simona Barzotti. Dunque la parola a questo punto va a Alberto Coluccini, anche per lui 1:30, prego. Il presidente Simi ha sottolineato l'importanza di collaborare. Noi abbiamo cercato di farlo, quando non è più stato possibile in presenza, anche in videoconferenza, perché è molto importante, perché lo sviluppo del nostro territorio passa e la rinascita del nostro territorio tramite una visione globale di chi fa associazionismo. Io sono il sindaco che ha firmato la nascita dell'ambito turistico della Versilia, una svolta, perché non si ragiona più in termini di singolo campanile ma in maniera organica. Col presidente Simi di Verdelago e i suoi associati stavamo collaborando per la Via degli Orti, per un evento che ci sarà ad ottobre molto importante sull'off-road, addirittura per il rally del Carnevale, dove ci confrontammo proprio con l'associazione per stabilire se era il caso di farlo o no. Insieme al presidente Simi si decise che poteva portare un vantaggio per le nostre strutture e così abbiamo fatto e sostenuto i piccoli disagi che ci sono stati in quei giorni sulla viabilità normale. Detto questo, è il punto principale del nostro programma Rilancio di Massarosa tramite un progetto che è Massarosa l'altra Versilia, un progetto organico, e riguardo al documento che Simi poi ci consegnerà siamo disponibili logicamente a valutarlo insieme. Grazie anche Alberto Coluccini, abbiamo completato il giro a questo punto e andrei avanti. Poi ci saranno altre domande dal mondo dell'associazionismo, le andremo a presentare tra poco, e vado avanti con un'altra domanda invece che riguarda la viabilità. Si riparte da Sonia Sacchetti a rispondere. La domanda è semplice, perché naturalmente tutti convivono con le situazioni di traffico della via Sarzanese a Massarosa. Quali misure, progetti per renderla più sicura e per alleggerire il traffico? Che cosa si può fare? 1:30 per Sonia Sacchetti. Allora, innanzitutto, ripristinando il servizio scuolabus, già si elimina molto traffico sulla Sarzanese, che ovviamente vede impegnate singolarmente le famiglie a portare i propri figli a scuola.
Poi noi, è una battaglia che abbiamo sempre intrapreso e che non molleremo di farla, è il declassamento della bretella. Un'autostrada, fra le altre cose, che non rispetta, credo, neanche dei parametri proprio di sicurezza, perché è un'autostrada che non ha, manca della corsia di emergenza, per cui declassandola a superstrada con il limite dei 90 km orari ci sarebbe anche un discorso di sicurezza e soprattutto, secondo noi, eviterebbe molto traffico sulla Sarzanese, perché chi per esempio da Lucca vuole venire nel Massarosa o comunque in una delle frazioni può, invece che usare la Sarzanese, usare la bretella. E fra le altre cose, in barba ai tutti i risarcimenti che dovevano essere fatti per anche la deturpazione del territorio, perché quando siamo a Viareggio che si guarda la bretella può essere comoda quanto ci pare, ma salta subito nell'occhio. Fra le altre cose, anche molto cara, per cui andrebbe anche a non gravare più sulle famiglie, sempre che sono afflitte da questa crisi economica. Grazie. Grazie a Sonia Sacchetti. La stessa domanda, a questo punto riprendiamo l'ordine con Simona Barzotti: come rendere più sicura la Sarzanese? Allora, si parla di Sarzanese da quando io ero piccola. Ho 50 anni e ancora si parla di variante Sarzanese. Quindi vuol dire che non è così facile, no, risolvere questa situazione. Però è anche vero che ci dobbiamo impegnare a far sì che, appunto, la strada diventi un po' più sicura. Declassare la bretella vorrebbe dire, cioè renderla, l'obiettivo del declassamento è quello sicuramente di rendere gratuito il tratto di strada Lucca-Viareggio, che permetterebbe a questo punto di utilizzare di più la bretella e di eliminare un pochino di traffico dalla via Sarzanese. Chiaro è che il nostro impegno è quello di mantenere il progetto della variantina, che è quella nel tratto di Prano del Quercione, all'interno del regolamento urbanistico, ed è chiaro che le risorse del comune non possono essere per quel tipo di progetto e per quel tipo di obiettivo. Bisogna andare a intervenire su risorse maggiori, altre risorse di altri enti, altri finanziamenti, e chiaramente anche qui cercare di approfittare di tutte quelle opportunità che possono essere sfruttate, in senso buono, chiaramente, tra virgolette. Però questo è un tema talmente ampio che ci vorrebbe soltanto una mattinata solo per affrontare questo. Grazie Simona Barzotti, in realtà il tempo è poco, come sapete, cerchiamo anche di accelerare un pochino. La stessa domanda ovviamente va ad Alberto Coluccini, quindi renderla più sicura la Sarzanese e le alternative appunto per alleggerire il traffico. Prego. Quello che ho già fatto io per rendere più sicura la Sarzanese è il cambio di tutta la segnaletica verticale, e avevo lasciato anche le risorse per la segnaletica orizzontale, poi non ho idea del perché non siano state portate a termine da quando c'è il commissario. Si può andare ad intervenire sulla viabilità all'interno delle frazioni per migliorare qualcosa in termini di deflusso. Non mi sento assolutamente di promettere nei prossimi 5 anni nessuna realizzazione di variante o variantina, ma di mantenerla negli strumenti urbanistici. Non è possibile fare realmente niente di più. Se non si fosse perso tempo sostenendo la tesi del declassamento della bretella, molto probabilmente avremmo già raggiunto l'obiettivo che sostengo da tempo di far tornare gratis il tratto della bretella da Lucca a Noia, a Viareggio. Questo sì è possibile. Battaglie ideologiche sul declassamento ormai sono state certificate inutili dal Ministero e non possibili. Quindi chi continua a promettere questa cosa, insomma, fa la battaglia contro i mulini al vento, perché non è volontà del Governo nazionale, che ha rimesso all'asta le concessioni e l'ha lasciata così. Si può raggiungere la gratuità. Grazie anche a Coluccini. Tempo esaurito, tocca a Carlo Bigongiari. Prego. Uno dei primi punti quando abbiamo steso il programma è stato proprio il tema della viabilità. La strada Sarzanese, che per la strada regionale Sarzanese, attraversa tutto il comune, da Piano di Mommio a Chiesa. E l'altra arteria fondamentale è quella della viabilità di Montramito. Come proposta abbiamo messo, è una proposta fattibile subito nel programma dei primi 100 giorni, e questa sarà una cosa da fare immediatamente,
Abbiamo preso contatti con l'Università di Pisa, Dipartimento Viabilità, e tramite loro è possibile fare una convenzione con il Comune Università di Pisa perché venga fatto da subito un progetto di messa in sicurezza stradale. Con questo progetto cioè, è possibile arrivare a intercettare finanziamenti regionali. Il Comune di Castelnuovo e il Comune di Lucca recentemente hanno avuto attraverso questo percorso Lucca addirittura 400.000 euro di finanziamenti da parte della Regione che sono lì, basta andare con un progetto e chiederli e mettere in sicurezza da subito la via Sardanese. Come? Con la segnaletica e con sia verticale che orizzontale e potendo anche eventualmente progettare una riduzione o eventualmente una rimodulazione della carreggiata per cercare di tirare fuori una pista ciclabile o quantomeno uno spazio perché i ciclisti, che sono tanti, che attraversano la Sarzanese, vadano in sicurezza. Grazie. Grazie a Bigongiari, siamo arrivati al termine di questo ciclo di domande, è tempo di fermarsi ancora per una breve pausa pubblicitaria, brevissima, torniamo insieme tra poco con altri temi da affrontare, poi torneremo anche a dare la parola ai rappresentanti di stasera del mondo delle associazioni. Pochissimi istanti di pausa, tra poco. Ancora buonasera, ben ritrovati dal Palazzo Comunale di Massarosa. Riprendiamo dunque con un tema molto importante in questa domanda che andremo a leggere ai candidati sindaco. La domanda che sottoscriviamo ci arriva è proposta dalla redazione della Nazione di Viareggio. E ringrazio dunque anche il caporedattore Remo Santini, ci arriva dal giornalista Daniele Mannocchi, si parla di ambiente. Un tema problematico per Massarosa negli ultimi tempi, inquinamento del lago, questo è un tema atavico da molto tempo, i miasmi estivi, i rifiuti abbandonati, le discariche abusive che talvolta spuntano qua e là e soprattutto negli ultimi mesi fanghi tossici sotterrati in bonifica. Siamo nella zona tra Pioppogatto e Montramito, per intenderci il tutto oggetto, come sapete, di una vasta inchiesta a livello regionale e nazionale. Proprio in questi giorni sono arrivate risultanze di analisi molto preoccupanti per i livelli di inquinamento e di presenza ben oltre i limiti. Come intendete fronteggiare tutta questa situazione così delicata? Vi chiediamo dunque nel permanere nell'equilibrio fra natura, ecosistema lago e sviluppo industriale e artigianale. Per farlo avete in mente già una figura di assessore all'ambiente, figura tecnica, figura politica, tecnica specializzata o politica? Vi chiedo di rispondere a questo tema, mi rendo conto complesso, ma ci proviamo in un minuto e mezzo. Partiamo da Simona Barzotti. Sì, sicuramente è una tematica molto complessa, è necessario che ci sia un assessore di riferimento, un assessore che abbia disponibilità, tempo da dedicarci e che abbia anche un minimo di preparazioni. Il nostro territorio è un territorio particolare, un territorio naturale per vocazione, però deve essere mantenuto e valorizzato. Quello che è successo in questo periodo chiaramente è un fatto sicuramente negativo che bisogna controllare, che bisogna vigilare insieme anche agli enti preposti. C'è la necessità che il comune diventi parte civile perché voglio dire bisogna controllare che la magistratura porti avanti l'indagine, bisogna capire di bonificare tutto il territorio e bisogna anche capire quali sono i tempi per uscire da questa situazione. Quindi è chiaro che nel processo penale il comune deve esserci, deve far valere la propria posizione. Il nostro territorio è un territorio green, è un territorio a vocazione agricola, è un territorio che si presta bene al turismo, è un territorio che deve essere valorizzato. Ci sono degli argini, ci sono dei camminamenti, ci sono delle strade bianche, quella è una zona di trasformazione perché quella zona interessata dal CEU è una zona di trasformazione che offre anche possibilità di lavoro perché lì c'era già un progetto, quindi è indispensabile esserci e farci sentire e collaborare con la Regione. Grazie Simona Barzotti.
Quindi andiamo da Alberto Coluccini, ripeto, insomma, la domanda su tutte queste problematiche ambientali, quella più evidente, insomma, che ci tocca adesso, il termine che ha ricordato, quello del Cheu, dei fanghi tossici delle concerie scaricati nei terreni, questo è quanto è emerso al momento dall'inchiesta nella zona tra Pioppogatto e Montramito. E in generale, appunto, a chi affidare un incarico di assessorato all'ambiente, che caratteristiche dovrà avere? Prego, Alberto Coluccini. Sulla questione Cheu il comune c'è e io come sindaco la seguivo direttamente in prima persona e così quando risarò sindaco farò. Quello che ho fatto è di costituire subito una task force all'interno del mio comune composta anche dall'assessore all'ambiente ma anche dal responsabile ambiente e da tutti i dirigenti e dall'avvocatura interna. Quello che ho fatto, noi siamo già pronti per essere parte civile perché abbiamo già nominato un avvocato esterno specialista in reati ambientali. Quindi il comune sarà presente in ogni fase. Peraltro il costo di questo avvocato, che per la prima fase è di 25.000 euro, non grava sui cittadini di Massarosa perché ho chiesto ai proprietari, diciamo, dei terreni, per un eventuale presumibile, diciamo, almeno messo controllo, di essere, per dimostrare, diciamo, la loro buona fede, di andare a coprire queste spese. Il bonifico è già stato fatto, quindi l'amministrazione comunale stava con me seguendo passo per passo e lo continuerò a fare in prima persona, supportato, diciamo, da tutto il mio staff, perché la mia amministrazione su questa questione non ha altro interesse che quello di tutelare la salute pubblica, l'ambiente e non far passare Massarosa da terra dei fuochi e da non andare a bloccare se possibile lo sviluppo. Non so se gli altri candidati possano dire la solita cosa di non avere altri interessi. Tempo, grazie a Coluccini. Stessa domanda per il candidato Carlo Bigongiari, prego. L'ambiente a Massarosa è una risorsa fondamentale, la vedremo anche poi magari nel proseguo parlando di turismo. È chiaro che va mantenuto e va tutelato. Per quanto riguarda il probabile assessore della mia giunta, sarà una figura tecnico-politica. Io ho detto ampiamente, l'ho già dimostrato perché una nomina l'ho già fatta, un'indicazione l'ho già data, in giunta cercherò di portare persone di esperienza e di professionalità elevata perché in questo momento a Massarosa c'è bisogno di competenze e professionalità. Per quanto riguarda la questione Cheu, è una questione che chiaramente va seguita con molta attenzione. Mi spiace che magari sia venuta agli onori della cronaca recentemente perché lì l'operazione riempimento è un'operazione che è stata praticamente fatta da tempo e probabilmente lì ci sono responsabilità che devono essere viste. Chiaramente ci sarà bisogno di una grande attenzione di seguire la vicenda anche sotto il profilo giudiziario, cercando di avere risposte quanto prima per in un primo momento arrivare a fare tutte le azioni che servono per mettere in sicurezza l'area e dall'altra per garantire lo sviluppo dell'area perché quella lì è un'area produttiva. Se il candidato Coluccini ha timore che il sottoscritto abbia interesse in quell'area, gli posso dire che, e questo è testimoniato, che io mi sono occupato della vicenda e lui lo sa bene, il sottoscritto quando nel momento che ha accettato la candidatura a sindaco ha dato le dimissioni dall'incarico che aveva ricevuto dalla società che era interessata all'espansione dell'area. L'ho lasciata scorrere un po' perché ho visto che era una replica diretta al candidato, quindi la considero come a questo punto come una replica. Riprendiamo da Sonia. Sonia Sacchetti, anche lei... 1:30, prego. Allora, uno dei beni principali, appunto, come ho detto prima, del nostro territorio è la natura, per cui le colline, i boschi e ovviamente il lago. Per cui siamo convinti che anche lo sviluppo sia verso questa direzione di ecosostenibilità. Per fare ciò bisogna però venire a capo innanzitutto subito di questa situazione del Cheu, degli sversamenti, perché è notizia anche di oggi che praticamente stiamo camminando su dei veleni. Per cui, per quanto riguarda le responsabilità,
c'è la magistratura che deve fare il suo corso, ma io, se verrò eletta con tutta la mia giunta, ovviamente innanzitutto per quanto riguarda l'assessorato, mi avvarrò ovviamente per un tema così delicato di una persona competente e perché no, anche giovane, perché abbiamo visto che l'ambiente sta mobilitando migliaia di giovani in tutto il mondo, per cui penso che non sarebbe male riuscire a individuare una persona così. Poi, come partito, stiamo valutando con i nostri legali di fare anche una class action e chiederò a tutti i comuni che si costituiscano parte civile. Grazie anche a Sonia Sacchetti per il tempo e per la risposta a questo tema. Ho detto, insomma, molto delicato, certamente necessiterebbe di molto più tempo. Noi in realtà dobbiamo già rifermarci per una breve pausa e poi abbiamo altri argomenti da affrontare, quindi ritorniamo tra pochi istanti insieme, ancora in diretta dal Comune di Massarosa. Ancora buonasera, riprendiamo il nostro confronto elettorale a Massarosa in vista delle elezioni. Siamo ancora in diretta dalla sala consiliare e riparto dando la parola a Carlo Cortopassi che ci ha raggiunto. Abbiamo detto stasera la presenza e partecipazione delle realtà associative del territorio. La seconda domanda a questo mondo così vasto, abbiamo ricordato le 15 associazioni che si sono raggruppate. Prego. A lei la domanda. Prego, buonasera a tutti. Allora, io sono vicepresidente del gruppo archeologico e la mia domanda verte proprio sull'area archeologica e la leggo perché è espressione della mia associazione, quindi voglio essere preciso. Allora, quali sono i progetti per il rilancio turistico del comune con particolare riferimento a una delle sue maggiori attrattive potenziali, ovvero Massasciuccoli e la sua area archeologica? Il modello di gestione introdotto nel secondo mandato da Mungai ha mostrato la sua inadeguatezza facendo tavola rasa di quanto accumulato fino a quel momento come appeal e attrattività dell'area. È evidente che la gestione di un museo di un'area archeologica è qualcosa di ben più articolato in una cooperativa che si limita ad aprire e chiudere la porta di un ingresso, per più escludendo dalla progettazione le realtà culturali e imprenditoriali locali. Quali proposte per il rilancio dopo un periodo di abbandono in cui anche il patrimonio archeologico ha necessità di interventi di recupero? Quali strategie per l'inserimento nell'offerta turistica e culturale? Quali idee per attivare sinergie con l'Oasi Naturale Lipu, con il Parco di Massasciuccoli e con le altre realtà museali del territorio? Grazie. Risponde per primo, riseguendo l'ordine, Alberto Coluccini. Prego. Di Massasciuccoli è un elemento essenziale per il rilancio del nostro territorio. Noi in questo frangente abbiamo lavorato per risolvere dei problemi strutturali all'interno ottenendo dei finanziamenti. Nella grande difficoltà che abbiamo già asfaltato, economica, dico abbiamo già asfaltato il tratto proprio di fronte al museo e avrebbe già finanziato contemporaneamente, non so perché non è stato realizzato, anche un attraversamento pedonale che consentirà un rallentamento e in qualche modo cominciare a legare anche visivamente i due padiglioni. Il museo è stato chiuso per la pandemia e ci stavamo riattivando per la sua apertura. Sono perfettamente consapevole che la gestione data alla cooperativa di Livorno è stata assolutamente fallimentare e ha fatto tornare indietro, anzi forse quanto non mai, le potenzialità di quella struttura. Io credo che noi abbiamo un progetto organico per il rilancio turistico che è ben descritto, visto il tempo, nel nostro programma, che si chiama Massarosa l'altra Versilia. È proprio un brand dove oltre a Massasciuccoli guarda alle colline e allo sviluppo dei nostri sentieri per i bike, mountain bike e per trekking. Noi vogliamo che in Versilia non si guardi solo più il mare, ma gli si giri le spalle e si guardi le potenzialità vere che ci sono della nostra Massarosa. Grazie a Coluccini. A questo punto la parola passa al candidato Carlo Bigongiari, stesso tema sull'area archeologica di Massasciuccoli. Io credo che la chiusura del museo archeologico di Massasciuccoli sia un'ulteriore ferita che abbiamo all'interno del nostro comune. Credo che il museo ha avuto un suo splendore durante la gestione che è stata fatta a livello dell'associazione
di cui se ne occupava. Ricordo non solo il museo, ma anche le cene romane, che erano eventi durante l'estate che attiravano tanti turisti. Io credo che ci sia però bisogno di ragionare su una scala più vasta e collegare il museo di Massaciuccoli con altre realtà a noi vicine, in modo da cercare di creare di fare sistema con loro. Proprio domani, do una notizia che mi fa molto molto piacere, domani alle 16 avremo a Massaciuccoli il ministro del turismo Garavaglia, al quale proporremo le nostre proposte per quanto riguarda la valorizzazione di tutta l'area di Massaciuccoli, del lago e delle nostre colline, in un sistema che vada a incentivare il turismo, e sono sicuro che attraverso la sensibilizzazione col ministro riusciremo a intercettare finanziamenti importanti da portare all'interno del nostro comune, proprio per la valorizzazione di tutto diciamo, il nostro sistema turistico, che deve essere un turismo alternativo alla costa. Bene, grazie a Carlo Bigongiari. La domanda a questo punto la giriamo a Sonia Sacchetti. Prego. Allora, appunto, la chiusura del Museo Archeologico a Massaciuccoli è un'altra delle ferite che vi dicevo prima, che fanno parte veramente di un momento non bello del nostro comune. Un nostro comune che ha le potenzialità da essere valorizzate e che anche con la, diciamo, l'apporto fondamentale delle associazioni di volontariato, bisogna che trovi le risorse per cui potenziare l'ufficio progetti del comune, per far sì di riuscire a trovare dei finanziamenti che possano veramente valorizzare questa zona, che già di per sé ha bisogno veramente soltanto, secondo me, dell'interesse. Che non ci sia dietro ovviamente nessun tipo di interesse personale, ma che sia a livello esclusivamente della comunità, per cui allacciare il percorso anche a un turismo sostenibile con piste ciclopedonali, ovviamente avendo sempre un occhio di riguardo per le persone diversamente abili che devono poter usufruire del nostro territorio, e interagire con le associazioni che sono, ripeto, le prime che sono sul territorio e che possono veramente darci quelle che sono le realtà di questa situazione. Grazie, tempo raggiunto anche per Sonia Sacchetti, e a questo punto Simona Barzotti sul tema, prego. Vedere il museo chiuso è chiaro che è una desolazione. È una desolazione per noi massarosesi, ma soprattutto per i turisti che arrivano e si affacciano al vetro per vedere se c'è qualcosa dentro. È chiaro che bisogna recuperare una gestione che sia funzionante e funzionale. Posso dire quella di prima, se è funzionale e funzionante, altrimenti un altro tipo di gestione. Deve essere un museo che deve entrare nella logica di altri musei, nel pacchetto di altri musei, e deve esserci un'apertura verso le scuole, cioè un museo che sia anche da insegnamento per le nostre scuole, per le nostre realtà. Deve prevedere degli orari di apertura, deve essere all'altezza di un museo. E è importante anche fare sinergia con le altre realtà vicine a noi della Versilia, perché museo vuol dire anche turismo, vuol dire ambiente, vuol dire valorizzare un territorio della Versilia che comprende colline, lago, museo, mare, perché no? Quindi ci vorrebbero dei pacchetti turistici per cui una persona, un turista possa effettuare sul nostro territorio delle scelte e possa conoscere quel territorio, perché in effetti molti non lo conoscono, ma quando è stato aperto e quando è stato funzionante ha avuto, no, delle presenze molto significative, e c'era anche tutta uno studio, no, dietro queste presenze. Tempo. E c'era anche tutto un lavoro con i ragazzi delle scuole, che è indispensabile.
Grazie, il tempo è esaurito, ringrazio anche Barzotti, se non ci sono repliche vi ricordo a proposito che Coluccini l'ha esaurite, ma per Sacchetti ce ne sono ancora due, una a testa per Barzotti e per Vigongiari, così avete il quadro della situazione. Se abbiamo tempo ancora per una domanda, cerchiamo di andare un pochino più veloci, credo che possa bastare un minuto, cerco di chiedervi l'impossibile, ma per chiedervi del rilancio del commercio nel centro di Massarosa e nei borghi, anche nelle frazioni, se ritenete di affrontarlo. Sappiamo il momento difficile, post pandemia, ci auguriamo, quali misure per fare alzare la testa e per ridare appeal ai centri commerciali naturali del territorio e del capoluogo in particolare. Si riparte da Vigongiari. Un minuto. Minuto per parlare di commercio un po' pochino, però ci provo. Ma una delle ultime cose che ho fatto io durante il mio assessorato, che è terminato nel 2009, era proprio il progetto della rivalorizzazione del centro storico di Massarosa. Tant'è che erano stati intercettati, erano stato costituito il consorzio commercianti proprio per andare, l'associazione commercianti proprio per cercare di andare a intercettare finanziamenti regionali, cosa che facemmo e riuscimmo a portarlo. Fu fatto il concorso di idee per approvare il progetto, partì un primo lotto di lavori e poi tutto è rimasto lì abbandonato. Abbandonati come sono gli esercizi commerciali a Massarosa, è chiaro che la pandemia ha fatto i suoi danni e la crisi economica pure, però io ho preso i dati dal SUAP proprio per verificare dal 2010 al 2021 quello che è successo a livello di aperture e chiusure degli esercizi commerciali su tutto il territorio comunale. Vi potete divertire, non ho portato il grafico, però il rapporto è stato da 5 a 10, 5 aperture e 10 chiusure. Tempo, grazie, chiedo scusa per i tempi davvero, ma siccome si avvicina la chiusura volevo toccare però questo argomento. Rapidamente con Sonia Sacchetti, un minuto anche per lei, prego. Allora, il commercio ovviamente è un settore importante. Allora, per quanto riguarda il discorso proprio delle singole frazioni, noi per esempio vogliamo intraprendere una strada di ridare vita ai centri naturali commerciali che già ci sono in molte frazioni, anche per esempio con delle chiusure al traffico, per degli eventi, per delle manifestazioni, sempre cercando di riunire il discorso delle associazioni che sono presenti sul nostro territorio. E poi permettetemi di dire una cosa, per quanto riguarda far ripartire il commercio, ve ne parlo perché sono una ex commerciante, bisogna assolutamente andare a agire sul discorso Tari, perché la spazzatura è veramente una scure che arriva a questi piccoli commercianti che sono già messi a dura prova dalla crisi e quindi va un attimino rivista. E noi... Prego, è una frase. È una frase, saremo contrari sempre all'apertura di nuovi centri di grande e media distribuzione. Chiaro, grazie. Chiedo scusa anche a lei se i tempi sono così crudeli, però ormai dobbiamo mantenere la barra dritta su questo. Un minuto anche per Simona Barzotti, prego. Chiaramente la situazione economica dell'ente e un po' anche il Covid non hanno aiutato, no? E il commercio ha molto risentito di questo. Però bisogna innanzitutto ripartire dalla valorizzazione dei centri commerciali naturali e magari anche a istituirne di nuovi. E i centri naturali commerciali rappresentano praticamente la vita del capoluogo e anche delle frazioni. Quindi è necessario fare delle iniziative, promuovere delle iniziative in collaborazione con i centri naturali, con le ditte, con le imprese, con i negozi che sono presenti e con le associazioni di volontariato. Il centro commerciale naturale è proprio un luogo dove si può condividere e dove si può interagire, dove ci si può incontrare. Quindi vanno valorizzati. Si possono valorizzare anche attraverso delle iniziative, no? Per esempio, perché no, dipingere le pareti, utilizzare i fondi sfitti per delle iniziative culturali, per mostre, di disegni, di pittura. La devo interrompere. E poi l'ultima cosa volevo dire per gli sgravi. È importante dare degli sgravi. Bene, grazie. Coluccini. Anche per lei e chiudiamo il cerchio, un minuto sul commercio, prego.
sono vicino a questo mondo, sono degli eroi. In epoca Covid ho fatto tutto quello che era possibile per stargli vicino e ho ottenuto con fondi sovracomunali la possibilità di ristorare il 50% alle attività che hanno subito, della Tari, alle attività che hanno subito delle restrizioni a causa del Covid. Ma io voglio dire questo, in un minuto non si possono dire tante cose. C'è un ex cinema tra la via Sarzanese e la via Cenami. Lì è dove io, che ho ottenuto ad agosto del 2020 un finanziamento di 1,5 milioni per realizzare il nuovo distretto sanitario, prevedo lì la sua realizzazione. Questa sarà una svolta storica per il centro di Massarosa, perché andiamo a creare un anello fra via Cenami, via 4 Novembre dove anche c'è l'ex scuola, che anche se è in corso l'asta, così diventerà più appetibile. Questo creerà finalmente un anello che sarà un'opportunità per Massarosa, non solo l'unica strada, ma un percorso che va dal parco di Nasseria a... Prego, finisca. Creerà un'opportunità, diciamo, per avere maggior flusso di visitatori, quindi dove le attività commerciali potranno avere una boccata di respiro nel nostro centro. Grazie anche a Coluccini, ci dobbiamo fermare per una rapidissima pausa, ci rivediamo tra poco per l'ultima parte di questa serata di confronto fra candidati e sindaco. Tra poco. Riprendiamo di nuovo insieme rapidamente, vedete già posizionata al banco degli ospiti Carino dal mondo delle associazioni, Primetta Bertolozzi, lascio a lei la parola per una domanda rivolta ai candidati, prego. Velocissima sui giovani, la necessità di aggregarsi e gli spazi pubblici che mancano. Qui in Massarosa ha pochissimi spazi di aggregazione e quindi chiedo ai candidati a sindaco o a sindaca cosa intendono fare per superare queste carenze e quali spazi pubblici possono essere individuati eventualmente e come si possono creare sinergie con le associazioni che nel territorio propongono un'offerta culturale e di supporto alla necessità per i giovani di stare insieme e di imparare a convivere e ad essere, diciamo, aggregati in qualche modo. Grazie. La domanda, la prima a rispondere è Sonia Sacchetti. Prego. I giovani ovviamente sono il futuro, non si può negare, per cui bisogna a livello di amministrazione cercare di coinvolgere il più possibile e rimettere in piedi anche la consulta giovanile, farli proprio partecipare il più possibile alla vita non solo politica ma culturale. Certo, la chiusura di una biblioteca è una cosa che già rifà parte di quelle sciagure, fra virgolette, che abbiamo purtroppo elencato questa sera, per cui noi daremo piena disponibilità al tavolo dell'associazionismo, perché ci sono molti giovani che hanno magari interesse alla musica, per cui riaprire centri civici e fare anche dare a disposizione a loro questi centri. Se vuole un'amministrazione stare vicino ai giovani, lo può fare, basta ascoltarli. Grazie a Sonia Sacchetti. La domanda, stessa domanda adesso per Simona Barzotti, prego. È sicuramente necessario lavorare sulla prevenzione attraverso dei percorsi mirati di educativa territoriale e di strada. Noi abbiamo diversi centri civici, abbiamo diverse scuole che possono essere utilizzate anche per attività pomeridiane rivolte ai giovani. I giovani sono il nostro futuro, è giusto che abbiano i loro spazi, è giusto che abbiano anche uno spazio polivalente autogestito. È giusto che la biblioteca di Stiaba venga riaperta, è giusto prevedere dell'aule studio con la possibilità di poter utilizzare internet, è giusto utilizzare gli spazi delle scuole, che di pomeriggio appunto alcune scuole non hanno attività, è giusto valorizzare le scuole attraverso i giovani. Come è importantissimo far sì che le associazioni di volontariato e le cooperative del terzo settore che lavorano su questa tematica riescano a coinvolgere e a farsi portatori dei loro bisogni. Chiaramente è indispensabile ricostituire la consulta dei giovani. Grazie anche a Simona Barzotti. Veniamo adesso da Alberto Coluccini. Stessa domanda, politiche per i giovani e luoghi di incontro. Prego. Vanno valorizzati i nostri centri civici e i nostri centri policulturali, che per noi sono sia Villa Gori ma anche la Brilla. Questo anche tramite le nostre associazioni
ma anche tramite progetti su cui reperire finanziamenti e dare un'opportunità di aggregazione ai nostri giovani. Punto molto anche sullo sport all'aperto, cioè sulla valorizzazione non solo del calcio ma anche di altre attività che possono essere fatti sul nostro territorio, ampliando e migliorando l'offerta dei nostri parchi, ecco, ma soprattutto tramite la valorizzazione dei nostri poli culturali, Villa Gori e La Brilla. La biblioteca della Brilla, a questo punto, come la biblioteca di Stiava a Villa Gori, non è chiusa, è aperta in modalità ridotta. Spesso è stata chiusa per il Covid, mai per volontà dell'amministrazione, questo sia ben chiaro a tutti. È un servizio che per non potendocelo permettere, abbiamo reinternalizzato all'interno dell'ente e stavamo formando personale qualificato all'interno dell'ente, mentre prima era a mano alla cooperativa. Ne sappiamo, siamo consapevoli della sua importanza, abbiamo fatto già tutto quello che era possibile e rimane ancora molto da fare. Grazie anche a Coluccini. La stessa domanda a questo punto va a Bigongiari. Prego. Parlare chiaramente di giovani significa porre l'attenzione alle future generazioni. Credo che l'ottimizzazione degli spazi comunali esistenti sia una strada da seguire. Da seguire anche magari il recepimento di nuovi spazi all'aperto. Credo che l'ultima opera che è stata fatta a Massarosa sia il Parco di Nassiria, che va tenuto come modello virtuoso, perché anche l'altra settimana ho fatto un incontro proprio sulla disabilità nel parco e c'erano tantissimi ragazzi che lo frequentavano e che ci giocavano. Ulteriori spazi vanno trovati, chiaramente magari cercando di trovare un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, proprio per non solo trovarli ma anche per la gestione, perché poi la fatica per il comune sono i costi di gestione. Magari e anche praticamente andando a aiutare, dialogando con le associazioni sportive di tutti gli sport, perché è un lamento continuo da parte delle associazioni della scarsità di dialogo che c'è stata con l'amministrazione comunale. Grazie anche a Carlo Bigongiari, ringrazio ovviamente tutte le associazioni che a nome dei sei rappresentanti di stasera hanno partecipato a questa discussione, ovviamente i temi potevano essere molti e molti di più. Siamo ormai quasi in chiusura, io vi lascio un ultimo momento, un'ultima domanda che in realtà non è proprio una domanda. Ripartiamo da Simona Barzotti, seguendo per l'ultima volta l'ordine, e chiedo a lei e poi agli altri in un minuto, sempre in un minuto, perché votare per lei, perché non votare per gli altri, insomma una sorta di appello al voto per chi ci sta seguendo da casa. Partiamo da capo a zero il tempo, un minuto prego per Barzotti. Massarosa deve ripartire dal valore delle persone, dall'essere e fare comunità, deve ripartire dall'ascolto, attento, dal confronto e dalla partecipazione democratica. All'interno di questo palazzo comunale c'è bisogno di un clima diverso, sincero, di una sensibilità, di una prospettiva e di una visione diversa. I toni devono tornare nella normalità e la politica, con la P maiuscola, deve essere in grado di mediare e limare gli angoli. La distanza tra comunità e palazzo comunale deve tendersi ad annullarsi. Io sono nata e cresciuta a Massarosa, ho vissuto e sento molto vicino a me i problemi delle persone, i problemi delle famiglie, il fatto di dover gestire una vita privata, una vita lavorativa, una vita impegnata socialmente e politicamente con la famiglia. Ho sempre accettato le grandi sfide della vita, affrontandole con determinazione e impegno. Credo nel valore della comunità come bene comune. È una grandissima sfida. Io ho deciso di candidarmi perché richiesto dal mio partito. A questo punto la voce spetta agli elettori e devono scegliere responsabilmente. Noi ci siamo, mancate voi. Tempo. Grazie. Allora, stessa domanda, Alberto Coluccini, perché votarla e perché non votare per gli altri? Prego. Nel 2019 sono stato scelto dal 52% dei cittadini di Massarosa perché amministrassi questo comune per 5 anni. E avevo diritto a 5 anni per portare a compimento il mio mandato e dare un nuovo futuro a Massarosa. Qualcuno lo ha interrotto prematuramente. Non sono stati i cittadini, ma sono stati alcuni consiglieri della mia maggioranza che sono andati da un notaio a Livorno, insieme all'opposizione, a decidere che l'amministrazione Coluccini doveva andare a casa. Non hanno avuto il coraggio di venire in consiglio comunale e portare un motivo e dire: uno, bisogna interrompere il percorso per questo motivo. Non c'è stato.
non si sa perché sono andata a casa. Io avevo diritto ai 5 anni e stavamo lavorando molto bene, quindi noi chiediamo ai nostri cittadini di essere confermati per portare a termine il lavoro che avevamo iniziato. Un lavoro che stava dando i suoi frutti nel momento più difficile di Massa Rosa, fra pandemia e dissesto. Tempo. A questo punto i cittadini hanno per la prima volta una grande opportunità, scegliere fra il nuovo, che è la mia lista civica e Fratelli Italia Tempo, come sindaco, Lucinio. E il resto del vecchio, che ha portato il comune. Grazie. Carlo Bigongiari, perché votare per lei, perché non votare per gli altri? Prego. Il comune che ho lasciato 12 anni fa non è lo stesso che vedo oggi. Tutto lentamente si è spento, penso alle attività commerciali, al tessuto economico. Domenica e lunedì gli elettori potranno scegliere tra diversi programmi e diversi candidati. Sicuramente tra chi ha amministrato 10 anni fa, per 10 anni il comune e ha contribuito a portare il deficit che abbiamo, e tra chi negli ultimi 2 anni ha governato con i risultati che ci sono stati. Credo che oggi c'è un'alternativa, che è quella che c'è una persona che si impegna per spirito di servizio, c'è una coalizione che si impegna per cercare di riportare, valorizzare Massa Rosa e ridargli la dignità che ha e che merita, sia nel contesto comunale ma soprattutto nel contesto versiliese e regionale. Grazie, grazie a Carlo Bigongiari. Siamo a questo punto a Sonia Sacchetti, prego. Allora, io sento dire tantissimo, siamo tutti sulla stessa barca, per cui datori di lavoro e operai, ricchi e poveri. Vi dico qual è il mio punto di vista. Secondo me questa barca in cui tutti dicono che ci siamo sopra è il Titanic. Molti di voi avranno visto il film Titanic, dove praticamente la politica è l'orchestra che continua a suonare mentre la nave sta affondando, e viene data la possibilità di salire sulle scialuppe soltanto ai viaggiatori in prima classe. Se vi ricordate, quelli sotto venivano addirittura chiusi. Dare un voto alla mia lista significa, a parte il discorso del film, del collegamento con il film, andare a ripristinare quello che la Costituzione dichiara che sono diritti fondamentali: diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione e alla salute. Con i fatti, e noi ci siamo stati per le lotte sul territorio, ci siamo e ci saremo sempre. Tempo anche per lei. Grazie. Siamo arrivati al termine. Io ringrazio sinceramente tutti e quattro per la disponibilità e per la, appunto, disponibilità a confrontarsi in diretta televisiva con noi, rispondendo a tante domande, con tempi, mi rendo conto, molto ristretti. Non è facile, anzi è molto difficile, ma speriamo che possa essere stata un'occasione per tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Saluto e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e diamo l'appuntamento alle dirette per le elezioni, che saranno appunto domenica e lunedì. Ci sentiremo ovviamente lunedì per seguire lo spoglio anche di Massa Rosa. Grazie ancora e buona serata a tutti.